a tutti, benvenuto in questo nuovo video. Allora, come potete vedere dal pacco, ho fatto un ordine di un nuovo marchio. Mi ha incuriosito, ho visto su YouTube diversi video di ragazze che parlavano di questi prodotti e mi hanno veramente incuriosito, soprattutto il video di Laura, che è Nail Couture, non so se la conoscete, e voglio aprire con voi. Sono prodotti veramente diversi rispetto ai nostri e sono veramente curiosa di usarli. Va bene, questa qua è l'elenco dei prodotti. Guardate, cioè, mi è arrivato ieri e non l'ho aperto per poterlo aprire insieme. Ah, qui c'è una lima. Questa io non l'ho ordinata, quindi sicuramente me l'avranno messa come omaggio. C'è scritto 100-180. Ah, una particolarità. Le avevo viste le lime perché avevo dato uno sguardo un po' a tutto il sito. Il sito si chiama Fashion Niles. E sono dei prodotti, non ho capito se sono russi o ucraini, però la sede di Fashion Niles è una sede che sta in Italia. Allora, questa è una lima veramente in legno. Avevo letto nella descrizione, quindi 100-180, e c'ha un piccolo buffer. Queste sono delle lime usa e getta, quindi diciamo per ogni cliente, a ogni lavoro se ne usa una. Molto carina. Non so quanto viene normalmente per acquistarle, perché me l'hanno messa come omaggio. Allora, mamma mia, quante cose, ragazze! Oddio, io non so se riusciremo a stenderle insieme, che è veramente tanta roba. Allora, innanzitutto ho preso questi, che come leggete sono, vabbè, vediamo più questi. Sono dei painting e stamping. Allora, questi prodotti erano in offerta perché sono di questa marca che è Global Fashion, che da come ho sentito, insomma, in questi video che ho seguito, dicevano che stanno eliminando questo marchio e vogliono invece dare più spazio alla marca, questa Fox. Sì, non c'è scritto. Ho preso anche il nail prep e quindi terranno solo credo la marca Fox, non ho ben capito la cosa. Allora, questi qua sono dei tubetti da 8 ml, quindi non sono da 5, sono da 8 ml e dovrebbero essere appunto dei colori, vediamo un po', che vanno bene, guarda che carino, che vanno bene sia per fare gli stamping sia come gel paint. Io ultimamente li sto usando molto per le nail art, per le decorazioni, sono molto pigmentati, per le sfumature. E quindi dal momento che stanno, mi sembra, al 50, al 40 o al 50% di sconto, vengono 4 euro e qualcosa, mi sono fiondata a prenderli, però vi devo dire che molti sono già terminati, molte colorazioni. Quindi, ecco, provate, è una questione di fortuna. Allora, ci sta sia questa linea qua, sia questa linea con la confezione nera, che sono praticamente un marrone. Ho preso un marrone io. No, mi sembrava che fosse un viola. Mi sa che forse non ridicono bene i colori. Vediamo cos'è. Questi shimmer sono praticamente glitterati. Che bello, è un bronzo. È un bronzo. Bello. Lo sapevo, ne prendevo di più. Allora, ragazzi, la spedizione è ultra rapida. Vi premetto che io mi sono scritta perché c'è il servizio WhatsApp. Mi sono scritta con non so chi è una donna, e per chiedere delle informazioni mi ha risposto subito. Addirittura le avevo scritto di domenica e mi ha risposto subito proprio. Le avevo chiesto se appunto questi painting e stamping erano coprenti e mi ha detto che erano coprentissimi, che sarei rimasta molto soddisfatta da questo prodotto. E poi, insomma, ecco, quindi diciamo, da quando me l'ha spedito è mi è arrivato, cioè non ci ho messo neanche 24 ore, cioè la mattina dopo, cioè ieri mi è arrivato. E veramente sono stati ultra rapidi.
Questo mi sa che è un giallo, un verde, che di solito non sono coprenti questi a fare la sfumatura anche con la spugnetta. Questo non esce. Eccolo. Wow, guardate! Che bello! Questi qui, io ho una tavolozza, quelle chiuse di Passione Unghie, dove metto in ogni tondino il colore e poi li vado ad utilizzare quando devo fare delle decorazioni, dei fiorellini, senza che ne prendo ogni volta uno. Metto sempre lì il prodotto e poi senza neanche vedere qual è la marca, perché ne ho presi alcuni di Passione Unghie, alcuni li ho presi della Moira. Alcuni insomma l'ho presi misti, ecco. Allora sposto un attimo la scatola perché se no non entro. Spostiamo un po' più indietro, ok, togliamo questi. Allora ne ho presi tanti, ragazze, guardate, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 ne ho presi, e non ho preso tutti quelli disponibili perché ce n'erano di più, e poi vi ho detto ce n'erano anche altri che non erano più disponibili. Apriamo questo qui. Allora questo qui, ragazze, è un olio per le cuticole. Avevo visto nel loro Instagram un video che praticamente deve essere un olio con i glitter. Ma non ce l'hai glitter? Oddio. Ah, sì, sì. Vediamo, guarda se riesco a farveli vedere. Si vede quella parte un po' dorata in fondo? Quindi appena appena. Pensavo si notassero di più, ecco. Vedete dentro? Vediamo. Vedete quando giro che si vedono quel riflesso dorato dei glitter, proprio sottilissimi. Profumazione molto delicata. Buono, questo mi sembra che veniva a 5,90 euro, una cosa del genere. I prezzi sono buoni, sono buoni. Poi ho utilizzato il codice sconto di questa Laura, e mi sembra che di Nail Couture, mi sembra che era il 10% di sconto, quindi ho avuto anche il 10%. Allora ragazze, cioè io vi vorrei far vedere questo, cioè è una meraviglia. Io quando ho visto, vedete la scritta in, questo è russo, non è ucraino, lo so, non riesco a capire. Allora che cos'è questo? Questo qua è un gel foil, è un gel foil. Quando ho visto questa confezione ho detto no, non posso non prenderlo. Ovviamente è trasparente. Con questa confezione non me lo potevo far scappare. Io ho già quello di Passione Unghie, ma cioè, questo è stupendo. Ah, questa è della Global Fashion. Scritto qua sopra. E quindi uscirà di produzione anche questo, purtroppo. Allora, questo ho preso una base rubber, neanche me lo ricordavo. Non mi ricordavo di aver preso una base rubber trasparente. Ah, sì, l'avevo presa, perché ora vi faccio vedere che cosa ho preso. Oddio, è strapiena. Da quanti ml sono questi prodotti? Vediamo un attimo se lo riesco a vedere. Allora, innanzitutto questa base rubber viene 11,13 euro ed è una base rubber con una base di caucciù, quindi c'ha questa caratteristica. Mi sembra che questi prodotti sono proprio brevettati per questi materiali che utilizzano, questa cosa in caucciù la rende particolarmente gommosa, infatti c'è scritto densa, autolivellante, trattiene la goccia, permette di creare una perfetta struttura, quindi insomma è elastica e adatta per il rinforzo delle unghie. Questa è da 14 ml, mentre questa si chiama Rubber Base Coat per Foil ed è da 15 ml. È da 15 ml questa. Ok, così magari se, vi posso dire anche qualche prezzo.
andiamo avanti. Allora, ho preso questo. Allora, Carbon Gel. Questo qui è un riparatore per i laterali spezzati, quando si spezza solamente un angolino. Ed è praticamente, c'è scritto che è un gel con le fibre ad alta resistenza per riparare crepe e danni alla lamina ungueale. Il materiale contiene fibre di seta naturali e creano una rete di rinforzo durante la polimerizzazione. Allora, un momento che andiamo ad aprire. Sono curiosa di vedere la consistenza. Guardate, non so se si riesce a vedere, guardate come è fatto. Un attimo che prendo una spatola. Allora, ecco qui, guardate. Allora, questo prodotto dovrebbe essere da 15 ml. Voglio far vedere come si vedono questi filamenti di seta. Guardate che bello. Mamma mia, quindi questo è solo, non è una base, è solo per riparare gli angolini. Quindi si ria, anche perché tante volte quando il pezzetto da riparare è veramente piccolo è anche facile che si rispezzi, perché comunque è normale che uno ci sbatte, essendo quell'angolino molto piccolino è possibile che si rirompa. Quindi guardate, sono veramente curiosa di provare questo prodotto. Ho preso poi queste due basi. Allora, le ho prese solamente da 5 ml, le ho prese piccoline, ma c'è il formato anche più grande, da 15. Questa è la strong e questa è quella normale. Allora, queste basi sono una base che può essere sia per semi permanente, sia per gel e sia per acrigel. Quindi sono fatte per, qui dice, per riempire gli strati superficiali danneggiati dell'unghia, ripristinando la struttura della lamina ungueale. E nel prodotto ci sta wollastonite, che è un componente ecologico utilizzato per la prima volta nell'industria delle unghie. Quindi è un prodotto particolare, però ne hanno parlato veramente tanto bene. Oddio, non riesco ad aprire. No. Ok. Cosa? Ah, che carino. Qui c'è forse il codice per vedere l'utilizzo. Questa base, vediamo se ha delle fibre o c'ha qualche cosa al suo interno. Ah, questa è quella normale, poi c'è la strong, che invece dovrebbe essere un po' più per unghie ancora più danneggiate o ancora più rovinate. Apriamo insieme, ragazze. Ok, è una base. È profumata. Oh, stavo fuori campo. Vedete, è un po' torbida. Vediamo. È un po' torbida. È molto liquida. Abbastanza. Stavo di più. E, beh, che dire, da provare, ragazze. Non so. Io ho sentito parlare solamente, ecco, alcune ragazze su YouTube, ma credo che siano persone, ecco, che hanno il codice sconto, quindi non so se hanno un'affiliazione con questo marchio. Io questo che ho preso l'ho pagato, non mi è stato inviato niente, quindi io i prodotti che ho io sono prodotti che io compro, quindi li pago. Non mi inviano nulla, però mi piace sperimentare e provare colori, scusate, cose nuove. Allora, ho preso poi questi due colori. Questa è una linea che si chiama Spectrum, ho preso queste due tonalità. Ah, queste basi, scusate, non vi ho detto il prezzo, venivano 7,45 € l'una. Allora, ho preso il numero 2 e il numero 12.
tutto chiuso, sono tutti chiusi e sigillati. Vediamo se le riesco ad aprire così. No, non ci riesco. Allora, wow, mamma mia, che bello, guardate che colore è. Oh mio Dio, non ho parole, non ho parole, che bello, è veramente stupendo questo colore. Spero che si veda. Allora, questi colori, adesso apro anche un attimo l'altro, dice, questi è la marca Global Fashion e sono da 5 grammi. Sono costituiti da foil in forma liquida, cioè vi rendete conto? Foil in forma liquida, quindi è per questo che sono così, veramente così tanto luminosi. Allora, stendiamoli un attimo insieme, va, perché mi incuriosiscono troppo. E ho preparato la tip, l'ho opacizzata. Vediamo, prendiamolo questo dal barattolino. Mamma mia, che belli. Assomigliano ai... come si chiamano? Ai, la linea flash o chroma di Passione Unghie. Che bello. Si stendono benissimo, sono molto consistenti. Veramente strapieni. Mi sa che Passione Unghie l'ha tolti, eh? Sì, mi sa che erano i chrome, li ha tolti, erano molto particolari. Bisogna stare attenti a non fare i grumettini. Guardate che meraviglia. Non mette a fuoco, com'è? Io penso che sia talmente luminoso che non lo riesce a mettere a fuoco. Non lo mette a fuoco, ragazzi. Allora, questi sono i due colori che ho steso dello Spectrum, della linea Spectrum. Vedete, uno è un po' più rosa, uno è un po' più un lilletto argentato. Comunque belli, molto luminosi entrambi. Poi ho voluto provare diverse colorazioni. E ho preso anche questo qui, che è un mirror painting. E carino, ho preso solo questo di questa linea. Vediamo un attimo. Ecco il colore. Guardate che bello anche questo, come brilla. Sono un po' difficoltosi ad aprirsi questi barattolini. Allora, anche di questo ho preparato la tip. Eccola qua. È veramente molto denso. Anche questo ha delle scagliettine al suo interno. Un bellissimo rosso. Anche questo per Natale, vabbè, ci sarà un po' da aspettare. Però è veramente bello. Vabbè, ma non è proprio solo natalizio. Quanta gente si fa le unghie rosse? Ad abbinato con un rosso, con un bel rosso acceso. Guarda che bello. Vero? Eccolo qui, l'ho lucidato, con un lucido senza dispersione. Quindi è questo. Andiamo avanti. Allora, voglio fare questi. Ho preso questi Glow Glitter Gel, che sinceramente dall'immagine mi piacevano moltissimo. Vediamo. Allora, tutti con così. Allora, facciamo così, li apro tutti e tre e poi li stendiamo insieme. Allora, ho aperto questi colori. Vediamoli insieme. Allora, questo è un argento olografico. Ci stava anche solo argento, ma ho voluto prendere questo olografico. Stendiamolo insieme. Un po' difficoltoso per aprire le confezioni, devo dire. Allora, ho zoomato un pochino per farvi vedere. Allora, la prima passata risulta un po' trasparente, cioè la base sotto che è trasparente. E ci sono delle scagliette
argento olografiche. Rilasciano un pochino di spessore, che si vede. Ok, vedete? Però ci sono delle scagliette, guardate qui quanto è grossa. Ok, magari le sistemiamo un attimino. Poi faccio anche la seconda passata. Allora, facciamo la seconda passata adesso e riempiamo un po' con i glitter. Comunque è luminosissimo. Rimane molto morbido rispetto all'altro colore che ho steso, agli altri colori. Questo è più fluido. Bello, bello, bello. Questo anche da passare sopra un colore. Si può fare uno strato di argento e poi uno strato di questo che ha le scagliette più grosse. Vediamo il numero 4, questo è un rosa. Anche questo è come quello argentato, la stessa consistenza, scagliettine grosse. Ecco qua, la prima passata. Facciamo ora la seconda passata. Che belli. Allora, devo dire che questi non li ho visti nei video delle altre ragazze. Quindi ho voluto provare io perché sapete che dove c'è glitter ci sono io. Infatti ho preso solo queste, giusto queste cose glitterate perché ne vale veramente la pena. Guardate quanto sono belli. E non danno nemmeno chissà che spessore. Ecco, giusto un pochino qua. E ora veniamo all'ultimo, che è il numero 5. Ha queste grosse scaglie. Ho faticato anche a girarlo, anzi mi sembrano dei triangolini. Vediamo adesso quando lo stendiamo. È veramente difficoltoso da stendere perché ha delle pagliette veramente grandi. Guardate, sì, sono dei triangolini. In realtà c'era un colore che mi piaceva moltissimo, ma era terminato purtroppo. Io spero che questi rimangano, non sono tra i prodotti che escono di produzione, perché sono veramente belli. Certo, questi danno un pochetto di spessore comunque, non posso dire che sono veramente sottili. Però l'effetto è molto molto bello. Poi vanno un po' sistemati anche con un dotter con una punta sottile, o se no piano piano con un pennello, con questo pennello. Meglio sarebbe con un pennellino un po' più sottile. Ecco qua. Sì, sono di triangolini olografici. Vedete che carini, però che effetto carino che danno. Allora, eccoli qua, tutti e tre. Il 2, il 4 e il 5. Guardate che belli, hanno queste scagliette gigantesche dentro. Guardate che riflessi che hanno, proprio belli. Ragazze, non è per altro, però io penso che i russi hanno una marcia in più su queste cose. Perché veramente... Allora, anche Passione Unghie ha fatto dei gel con questi glitter, a parte sia dei gel che dei semipermanenti, ha rifatto uscire, ma sinceramente questi sono veramente più belli, guardate come brillano. Poi quelli di Passione Unghie sono veramente tanto spessi, io non lo so, non li uso. Allora, adesso andiamo avanti. E adesso siamo, diciamo, abbiamo finito tutto e dobbiamo finalmente passare alle basi colorate, sì, queste basi.
queste le ho prese tutte e cinque le colorazioni, e poi ho preso i Dofamin, che sono ancora altre basi colorate, però sono un fluo, e però purtroppo era finita la numero 5 e ci sono rimasta malissimo. Avevo chiesto addirittura la cortesia, che avrei aspettato anche giorni, sembra riuscivano a recuperare per inviare l'ordine, ma hanno detto che i Dofamin stanno uscendo di produzione, quindi non lo riassortiranno più purtroppo. Quindi niente, da cosa vogliamo cominciare? Fammi vedere come sono aperte. Allora, i barattolini sono in plastica. Ah, ecco, c'era il sigillo, per questo non si apriva. I barattolini sono in plastica, diciamo che la confezione non è proprio bellissima, però vabbè, l'importante è il contenuto. Proviamo ad aprire. Adesso facciamo così, li riapro tutti e poi ci rivediamo. Allora, eccomi qui. Ho preparato le tip, così le distendiamo insieme. Allora, vi voglio far vedere le colorazioni. Guardate che belli. Allora, sono molto, molto liquidi, perché comunque sono delle basi. Adesso andiamo a vedere insieme come vengono. Allora, creiamo... Facciamo prima uno strato di scivolamento. Ho preso delle tip trasparenti proprio perché sono curiosa di provare la coprenza. Allora, da questa prima passata, vedete, rimane solamente un pochino il rosa. Adesso vediamo, è un rosa particolare con un po' di lilla all'interno. Sono molto carine queste basi, secondo me le potevano fare anche un po' più, come si dice, aspettate, ecco, anche un po' più grandi le confezioni. Allora, adesso giro un attimo la tip. Ok, si è autolivellata in lampada. Dovrebbe bastare una sola passata. Allora, io infatti, come vi avevo detto, avevo preso questa base rubber, questa qua, che è da 14 ml, proprio per poter applicare queste basi. Volevo mettere la base rubber e poi questo, anche se queste si chiamano basi, però è sempre meglio mettere a contatto con l'unghia naturale una base trasparente rispetto a una base colorata. Ecco qua, vedete che carina? Allora, polimerizza in 60 secondi in realtà, però io adesso l'ho ottenuta 30. Allora, facciamo la seconda, la gialla. Questo giallo molto tenue, che sembra bruttino, però in realtà... abbinato con dei glitter dorati, cioè lo vedo molto carino anche adesso a primavera, che si iniziano a fare questi colori pastello, secondo me viene molto carino. Non so se si riesce a vedere, ma c'ho la telecamera, il cellulare spostato con cui faccio la ripresa, e quindi sto un po' storta. Ecco qua, segniamolo abbondante, giriamo un attimo. Ecco qua, aspettate che si è formato un po'. Metto un attimo il testa in giù di nuovo. Ok, ecco qua, andiamo subito dentro, andiamo avanti, facciamo questo rosa acceso, prima uno strato di scivolamento. Ragazzi, questo video sarà un po' lungo, però io penso che
chi è interessato a vedere comunque l'utilizzo di questi prodotti, per me sono una novità, quindi non ho esperienza di questo marchio, però secondo me è più utile un video un po' più lungo, ma dove si provano insieme i prodotti, piuttosto che far vedere il prodotto già utilizzato, già steso, perché così almeno uno può vedere la consistenza. Cioè io li trovo molto utili questi video. Anche a me infatti è stato utile quando ho visto questi video di queste ragazze per la scelta dei prodotti da acquistare, da provare. Sì. Facciamo ora questo bellissimo azzurro, che dal video sembra più scuro, quasi lilla. Invece è un azzurro particolare, sinceramente non posso dire né che è sul tono del blu né sul lilla, è una via di mezzo. È un indaco. Dici che è un indaco? Sì. Quando fai almeno due passate sembra che è un indaco, poi dalla scatolina sembra proprio che è un indaco. Mm-hmm. Poi non lo so, se lo sapete voi scrivetelo sotto nei commenti. Come definite questi colori? Che comunque quando ci stanno i numeri e non c'è la tonalità di colore, ognuno la vede un po' a modo suo. Ok, tiriamo un po' su. Ok. Ora si va a mettere in lampada per 30 secondi. Sì, ma lo dobbiamo un attimo girare per livellarlo. Non mi ricordo dove ho preso queste dita, ma sono molto carine. Sembra su Shein, non mi ricordo. Intanto c'è mia figlia che mi prepara le altre quattro dip. Ok. Perché io sono molto brava a prepararle. Eh sì, c'ho l'aiutante. Ah, quando Quindi c'è. ragazzi, se volete chiamatemi, io vengo, eh. Vi raggiungo ovunque. Se state a Parigi, meglio, eh. Meglio. E ora l'ultimo di questi colori pastello, anzi no, prima lo strato a smalto. Vorrei mettere anch'io, come il video che avevo visto, dei glitter, dal momento che comunque ne ho, devo però trovare le varie colorazioni che ci fanno e poi insomma vi faccio vedere in caso il risultato finale o vi posterò una fotografia. Adesso vediamo perché mi richiederà un po' di tempo ricercare i glitter dello stesso colore perché ce ne ho tanti. Devo un attimo vedere. Ok, giriamo un attimo. Bello questo color Tiffany, bellissimo verde. Allora, ecco tutte le colorazioni stese, guardate che belli. Sono veramente da fare uno su ogni dito, un colore diverso. Sono bellissimi. Questi colori sotto, quindi comunque rimane molto più delicato rispetto al reale colore, insomma, che si vede nel barattolino. Spero che facciano uscire anche delle confezioni più grandi. Questi mi sa che sono da 10 o da 15 ml, non mi ricordo. Sono da 10 ml. Allora, adesso io richiudo questo e apro quest'altri Dofamin e li stendiamo insieme. Ok, adesso stendiamo invece questi colori Dofamin. Di questi ne ho solamente 4, me ne manca uno perché, come vi ho detto, era finito, era sold out e purtroppo non tornerà più disponibile. Mi sarebbe piaciuto averli tutti adesso per l'estate. Sono colorazioni veramente carine, fluo, però sfortuna ha voluto che sono arrivata troppo tardi. Ok, io faccio prima così e poi stendo dappertutto. Si potrebbe anche prendere un pennellino a punta fina e fare questo lavoro che sto facendo con quest'altro pennello. Ok, anche questi sono belli coprenti.
Certo, con la confezione così piccolina non se ne potrà fare molto, a molte persone anche perché questo effetto è carino o su tutte le unghie dello stesso colore, oppure facendo un'unghia di ogni colore, di un colore diverso. Mettiamo un attimo sotto e poi in lampada. Andiamo a questo giallo. Vediamo l'ultimo, che è un rosso corallo acceso. Ecco anche questi stesi, questi quattro. Questa è la linea Dopamin, sono sempre basi colorate. Allora, queste basi vengono circa 10, poco più di 10 euro l'uno. Belle, belle, belle. Adesso vedo se riesco ad abbinare qualche glitter e magari ne facciamo uno insieme. Allora, ho trovato qualche glitterino, per esempio ho questi molto carini, si chiamano Sparkling, sono delle Emotion Nails, da applicare su questo colore che è tra il glicine appunto e un azzurrino. Allora, passo una base rubber, anzi no, una base trasparente, sto usando una di un così una marca a caso, tanto è su tip, non faccio molta attenzione a quello che questa base ce l'ho da un po' di tempo, è una base di un corso che avevo fatto tempo fa e mi è rimasta, quindi la uso, ecco, per le tip, per queste cose, però potete usare qualunque base trasparente. Ok, questi nella tonalità di glicine, vediamo. Adesso voleranno ovunque, fatemi scansare. Avevano fatto questi glitter molto molto carini. Ovviamente me li ero presi. Guarda che belli, che bei riflessi. Allora, prendo adesso questi altri di Passione Unghie, che sono i Lick Lack Glow Glitter, l'avevo presi abbastanza recentemente questi, forse un paio di mesi fa, e li abbino insieme a questi, perché questi sono un po' piccolini. Vedete? Allora, ce ne metto qualcuno.
che è un pochino più grande, li prendo singolarmente. Così fanno il riflesso bello cangiante. Ecco. Più sopra. Ok, mettiamo un altro po' di questi. Ok, vedete che carino, bellino questo effetto, tutto qua. Allora, ecco qui, adesso faccio una passata abbondante di questo che ho usato prima. Adesso ho preso un'altra tip e facciamo quest'altro. È un rosa lilla. Proprio belli questi, me l'ero, sapete, me l'ero dimenticati. Questi glitter che avevo oramai da diversi anni, eh. Cerchiamo di mettere quelli più grossi in alto. Ecco qui. Ora vi faccio vedere anche l'altro, che nel frattempo ho sigillato. Eccolo. Com'è? È carino? Mi piace tantissimo. Poi, se non avete le stesse colorazioni, insomma, non fa niente, si può abbinare anche una colorazione del genere neutra sul bianco, tanto c'è il colore sotto che dà il riflesso. Vedete anche questa. Ora facciamo di nuovo lo strato. Adesso facciamo questo giallo. Fanno un po' più abbondantino qui.
Allora, vi faccio vedere. Allora, ho fatto questo, ho abbinato qualche glitterino più o meno, insomma, della stessa tonalità. Guardate che belli, guardate come brillano. E di queste è il verde fluo. Adesso devo inventarmi qualche cosa, se c'ho qualcosa di verde, e dovrò fare anche queste due, ma per ora adesso non ho trovato nulla, devo guardare bene tra le varie cose che ho. Allora, vi sono piaciuti questi prodotti? Io vi dico, ancora non, cioè li ho provati solo su tip, quindi non so molto, non so dirvi molto, però da quello che vedo sono molto carini e non vedo l'ora adesso di iniziare a provarli, soprattutto questi che sono colori primaverili. Allora, taglierò qualche pezzo, vediamo un attimo. Se avete qualche domanda ditemelo, se voi usate questi prodotti o se avete provato qualcosa datemi qualche consiglio anche su cosa acquistare. Non ho preso costruttori perché comunque ne ho tanti altri, quindi prima di provare i costruttori insomma volevo un po' aspettare, però queste basi mi incuriosivano veramente tanto. Allora, adesso vi saluto, c'è anche mia figlia che vi saluta e vi ricorda e che... Io vi ricordo che bisogna iscriversi al canale, attivare la campanellina, mettere like e ovviamente guardare tutti i video. Va bene. Ciao! Ecco pure l'altro. Emma che ha fatto un video. Oh sì. Ciao a tutti, buona serata. Lo faccio io. Alla prossima.